Il Global Strike for Future interessa anche Catania, che stamattina ha ospitato nel cuore della città la mobilitazione a livello mondiale che sta coinvolgendo studenti e attivisti di tutte le età, scesi in piazza per contestare l'indifferenza dei governi verso l'ecosistema e i cambiamenti climatici. Quella odierna è una giornata di proteste e manifestazioni in tutto il mondo, quindi, con cortei, iniziative, marce e la voce giovanile che si è elevata altissima per ribellarsi al maltrattamento del nostro pianeta. Una protesta che ha visto i giovani impegnati nella difesa e tutela dell'ambiente, da coinvolto tutto il mondo, con 109 appuntamenti in Italia, molti dei quali in Sicilia, compreso quello partito dalla Villa Bellini. Quest'oggi stiamo scendendo tutti in piazza a livello globale per manifestare contro l'inquinamento climatico, contro lo sfruttamento dell'ambiente e della terra. I potenti non ci ascoltano, le soluzioni ce le abbiamo tutte, abbiamo tutti i problemi davanti, abbiamo tutte le soluzioni davanti, ma non si fa niente. Perché non si fa niente? Perché il capitale, il capitalismo, le multinazionali ci guadagnano, è un sistema, è tutto voluto. E noi siamo zitti e siamo in silenzio. Non parliamo, non diciamo niente, si vuole questo. Allora siamo noi la generazione, noi siamo il futuro e non possiamo aspettare che dall'alto qualcuno si muove e faccia qualcosa. Noi dobbiamo scendere, noi dobbiamo lottare, non dobbiamo aspettarne soluzioni, perché c'è tutto pronto. Per la prima volta, veramente, non dobbiamo cercare delle soluzioni, le soluzioni ci sono, le risposte ci sono, i problemi li sappiamo da cosa sono causati. Ci dobbiamo solo muovere.